Vi racconto la strana storia di Giuseppe Conte, indagato dal Vaticano. Vediamo di che cosa si tratta. Lui si dice tranquillissimo, dice non c'è alcun conflitto di interesse, solo un parere legale prima di diventare premier. Ma vediamo nel dettaglio che cosa è successo. C'è un palazzo al centro di Londra, in Sloane Avenue 60, 60, comprato dalla Segreteria di Stato Vaticana, utilizzando 200 milioni di dollari dell'obolo di San Pietro, e ora al centro di un'indagine della magistratura del Papa, l'organo di giustizia della Santa Sede. Quindi polemiche che adesso il Financial Times, un famoso giornale, arriva a tirare in ballo il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte per alcuni incarichi professionali avuti poche settimane prima di essere indicato come presidente del Consiglio della coalizione Lega Movimento 5 Stelle nell'estate del 2018. Intanto la magistratura del Santo Padre sta indagando per un caso di corruzione. Il legame tra l'investimento del Vaticano a Londra per questo palazzo e Giuseppe Conte sta proprio nel fondo che ha realizzato l'operazione Athena Global Opportunity, gestito dal finanziere Raffaele Mincione, che è stato intervistato dal Corriere della Sera domenica 13 ottobre e dice che l'unico investitore del fondo Athena era la Segreteria di Stato Vaticana con 200 milioni di dollari, pari a circa 147 milioni di euro dell'epoca, nell'ottobre del 2013. Di quei milioni circa 80 vennero utilizzati per rilevare il 45% del palazzo. A vendere le quote fu lo stesso Mincione, mentre il resto venne utilizzato per investimenti mobiliari, fondamentalmente in tre titoli di società quotate a Piazza Affari: Banca Carige, TASS, che è la società che si occupa di pagamenti digitali, e Retelit, una società di telecomunicazioni che gestisce anche una rete in fibra ottica. È lo stesso Mincione a svelare al Corriere della Sera di aver scalato queste tre società, soprattutto TASS e Retelit, con i soldi del Vaticano. Fino a novembre del 2018 la Segreteria di Stato Vaticana era effettivamente proprietaria delle azioni. Poi, quando la transazione tra Mincione e il Vaticano non portò a una divisione delle attività, al Vaticano andò l'intero palazzo, a Mincione gli investimenti immobiliari più un conguaglio di 44 milioni di euro in contanti. Alla faccia del conguaglio. E proprio quando Mincione, nella primavera del 2018, scala Retelit, candidandosi anche come presidente della società, che spunta il nome di Giuseppe Conte. A maggio di quell'anno, svela il Financial Times, Conte emise un parere giuridico a favore di Fiber 4.0, una cordata di azionisti di Retelit capitanata al 40% da Athena, secondo il quale il voto dell'assemblea dei soci sulla nomina del consiglio di amministrazione avrebbe potuto essere impugnata dal governo usando il Golden Power, cioè un potere di intervento dell'esecutivo su società considerate strategiche. Secondo l'allora avvocato Conte, perché era praticamente un avvocato sconosciuto, ai più all'opinione pubblica italiana non lo conosceva, adesso addirittura è uno dei papabili per la presidenza della Repubblica, ma ai tempi era solo l'avvocato Giuseppe Conte, non era neanche Giuseppi, era Giuseppe Conte. Quindi, secondo l'allora avvocato Conte, Retelit avrebbe potuto finire sotto il controllo della cordata avversaria, composta dai tedeschi di Schraholder, Value, e soprattutto, e qui stava il rischio, secondo Conte, dalla società telefonica di Stato della Libia, Libyan Post Telecommunication, che era in realtà azionista da anni. Nell'intervista fatta al Corriere della Sera,
Mincione, il 10 gennaio del 2019, racconta come poi giunse all'avvocato Conte, dicendo: noi abbiamo chiesto sul tema Retelit un parere a uno studio legale, che purtroppo aveva scritto un'opinione che non andava nella nostra direzione. Quindi ci ha suggerito il nome di un avvocato che aveva la nostra stessa scuola di pensiero, così si chiama. Era quello di Conte, che non era ancora nessuno, ma dopo l'opinione è diventato primo ministro improvvisamente. Uno deve pur lavorare, no? Io Conte non l'ho mai incontrato, non lo conosco, non gli ho mai dato un incarico, lo ha fatto uno dei miei collaboratori. Ma alla fine a vincere il tutto per il controllo di Retelit fu la cordata opposta a Mincione. Sembra una parolaccia, ma non lo è. Il 7 giugno il neonato governo Conte emanò il decreto che applica a Retelit il Golden Power, dichiarandone strategiche le attività. Allora il governo stabilì che Retelit garantisse la continuità del servizio e la funzionalità operativa della rete, assicurandone l'integrità e l'affidabilità attraverso adeguati piani di manutenzione e sviluppo. In secondo luogo, che doveva assicurare investimenti che garantiscano lo sviluppo e la sicurezza delle reti, che la gestione della rete rimanesse in Italia e fosse messa in sicurezza. Tutte attività, spiegò allora Retelit, vengono già regolarmente svolte dalla società. Ma non è la prima volta che Giuseppi si infila in questo tipo di problemi. Proprio il mese scorso ce n'erano stati altri che non sto qui a menzionare perché ci vorrebbero altri 10 minuti. Quindi lui dice: sono assolutamente tranquillo. Intanto la Meloni fa una esternazione, una opinione su Conte che sembra proprio in linea con quello che abbiamo appena finito di dire. La Meloni dice: Conte è un burattino dei poteri forti. Quindi la leader presidente di Fratelli d'Italia ha sottolineato che un premier che guida una nazione non può prendere ordini da altri poteri politici e economici diversi dai cittadini. Questo la Meloni lo dice prima dell'uscita di questo scandalo che potrebbe ingigantirsi e sembrano quasi delle parole premonitrici. Dice proprio: Conte è un burattino dei poteri forti. E lo dice Giorgia Meloni, ospite a Quarta Repubblica dal mitico Nicola Porro in onda su Rete 4. La Meloni afferma che Conte, a parte dipendere da Germania e Francia, dipende anche dalle grandi concentrazioni economiche e ha aggiunto che se si rappresenta uno Stato non si possono prendere ordini da altri poteri diversi dai cittadini. E lei aggiunge: difendere l'Italia, la sua identità, i suoi interessi, il suo lavoro, le sue famiglie, non è niente di drammatico, è quello che fa il resto dell'Europa. Questo è un comune denominatore dei tre partiti che compongono il centrodestra e questo ha ragione. Tutti i paesi europei difendono la loro patria, la loro identità, i loro interessi, il loro lavoro e le loro famiglie. Ovvio, normale. Ma quell'ovvio non è proprio della politica italiana tutta. Infine, Giorgia Meloni parla sempre da Nicola Porro a Quarta Repubblica della manovra di bilancio, la finanziaria, il decreto economico, la bozza, chiamatelo come volete, e dice che è una follia mettere un'imposta di 7 miliardi di euro di proventi dall'evasione fiscale. La Meloni ha evidenziato che occorre combattere la grande evasione, altrimenti è prevista una macelleria sociale nei confronti degli italiani. Per l'esponente del centrodestra, l'unico modo per combattere l'evasione è abbassare le tasse. È scandalosa una pressione fiscale al 47%. Siccome noi abbiamo un governo che dice per non aumentare questa tassa ne aumentiamo altre 52, la tassazione aumenterà anche quest'anno. In realtà la manovra economica alza le tasse per ben 12 miliardi di euro. Tante microtasse che messe assieme fanno ben 12 miliardi di euro. Questa non è una manovra espansiva, è una manovra restrittiva. Espansiva dice: beh, noi stiamo abbassando le tasse ai lavoratori dipendenti, allora espansiva sì,
Gli stai abbassando le tasse per 3 miliardi di euro e gli stai alzando le tasse di 12 miliardi di euro, cioè gli stai alzando 4 volte le tasse di quello che gli stai abbassando. Complimenti. Grazie per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo video. Arrivederci.